Non mi aspettavo una roba del genere dopo ben 2 anni di magra. Abbiamo un direct ciccione e super corposo come non proprio una bomba. Vi ricordate nel 2017, durante l'E3, questo uguale, però non, senza E3, è una roba epocale questa. Ciao a tutti, bentrovati, benvenuti in questo nuovo video. Dunque, il direct di ieri di Nintendo è stata una bomba incredibile. Non solo perché c'era finalmente Zelda, oh mio Dio, sì, Zelda mi interessa relativamente. Attenzione, non dico che non mi interessa, relativamente. Perché c'è altra roba che preferisco giocarmi e che si può giocare prima di Zelda. Tratterò solo i giochi che mi interessano, quindi se non c'è il vostro gioco preferito, tipo Farming Simulator, mi dispiace, ma non è nel mio interesse. A parte Level 5 che sta sviluppando di tutto. Oltre Fantasy Life e quello dei poliziotti, ci si mettono pure con Layton. Abbiamo il nuovo Layton, esce quando esce, però, ragazzi, annunciano il nuovo Layton, io vedo questa figura al centro dello schermo con un cilindro, mi salta un battito. Io dico, no, non può essere. Non è vero. Si gira e Layton. Iniziano a uscirmi le lacrime dagli occhi. Quando poi compare il titolo, Layton e il nuovo mondo di vapore. Io do di matto, ho cacciato un urlo, un urletto, e ho battuto i pugni a terra perché non ci potevo credere. Io non ho mai reagito così per un videogioco, mai successo con Layton. Sono impazzito ieri sera, io non lo so perché, ma sono impazzito con Layton. Mi ha fatto un effetto davvero potente di nostalgia e c'è il nuovo Layton finalmente. Bomba! Poi un altro gioco che mi è piaciuto davvero tanto e che volevo portare sul canale, e adesso a maggior ragione che esce su Nintendo Switch, Ghost Trick Detective Fantasma. Io l'ho scoperto per puro caso mentre recuperavo Tramite R4. tantissimi giochi per Nintendo, insomma c'è quella carrellata lì di giochi e via. Ghost Trick, proviamolo, finito in una giornata perché non riuscivo a staccarmi. Bellissimo, titolo stupendo, corto. Cortino, ma quel tempo che è durato mi ha devastato il cervello. Poi abbiamo Octopath Traveler 2, un altro giocone sicuramente, demo tra l'altro uscita. Senza parlare poi che il Direct si apre con Pikmin 4, quale modo migliore di cominciare? E poi, finalmente, il tanto attesissimo Advance Wars. Ah, oh, e che cavolo. Lo aspettavamo dall'anno scorso, finalmente è arrivato. Altro grandissimo gioco per Game Boy Advance. Poi, parlando di Game Boy Advance, che fanno? Ragazzi, vi sganciamo la bomba molto velocemente però. Game Boy Pocket e Game Boy Advance Virtual Console, ciao. Quante sono le possibilità? Hanno un parco titoli quelle due console da sole che fanno sfigurare decine di anni di storia del mondo videoludico. Un febbraio così io non lo ricordo da mai. Un febbraio così ciccione di giochi io non me lo ricordo da mai proprio. Ancora non vi bastano? Seresa and the Lost Demon, un altro capitolo di Bayonetta, le origini di Bayonetta e poi Metroid Prime. Remastered, il primo Metroid Prime rimasterizzato per Nintendo Switch. Sì, se ne parla da 4 anni. Sono 4 anni che se ne parla. Però finalmente è arrivato. A questo punto, Metroid Prime 4, che doveva uscire 20 anni fa, non esce più, esce direttamente sulla nuova console. A meno che Switch non la facciamo durare fino alla fine del 2024, quando poi nel 2025 si inizierà a parlare seriamente di Nintendo Switch Pro, anche da Nintendo. Allora forse avremo davvero una nuova console nel 2025, perché il 2020 a sto punto, se davvero non esce cross-gen, a meno che bomba. E poi bomba finale, ovviamente, The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Non potevano lasciare Zelda fuori, si sapeva che sarebbe uscito a maggio, è uscito anche il trailer con la Collector Edition, quindi c'è tutto. Boh, ragazzi, io non so, Nintendo Direct stavolta davvero ci ha preso in pieno 8 e mezzo, non glielo toglie nessuno. Per essere da 9 sarebbe dovuto uscire con Metroid Prime 4. E per essere da 10, boh, non lo so cos'altro potevano annunciare a questo punto. Però, davvero, Direct corposo, c'è di tutto. I prossimi mesi saranno devastanti. Ad ogni modo, queste erano le mie impressioni a caldo sul Direct tenutosi ieri.
Io vi ringrazio per aver seguito il video, in descrizione trovate tutti quanti i link utili e ci vediamo alla prossima. Bye bye.